Dalla corsia d'emergenza si stavano rimettendo sulla corsia di transito quando un camion che viaggiava sul passante di Mestre in direzione Trieste li ha centrati. L'auto, una Fiat Punto con a bordo due passeggeri, una donna e un uomo sulla Trentina, ha cominciato a girare per poi andarsi a schiantare contro il New Jersey. Pochi secondi e l'auto è andata in fiamme. Inutili i soccorsi dell'autista dell'auto articolato, un romeno di 30 anni, che nonostante lo shock avrebbe tentato di spegnere insieme a un altro testimone il rogo con un estintore. Per la guidatrice, che secondo i primi dati sarebbe di nazionalità cinese, per il passeggero anch'egli cinese, non c'è stato niente da fare. Intorno alle 11:40 purtroppo questo incidente che vede coinvolto un mezzo pesante, un'autovettura e con il decesso di due persone. Immediati soccorsi dei vigili del fuoco, il mezzo pesante è finito sotto sequestro, mentre i rilievi eseguiti sul posto questa mattina dalla Polizia Stradale di Mestre serviranno a chiarire l'effettiva dinamica dell'incidente. Sì, c'è stato purtroppo anche questo evento, la dinamica la stiamo valutando, ma abbiamo praticamente finito i rilievi e poi seguirà il rapporto in procura.